Ed eccoci ragazzuoli, bentornati su Xenoverse 2, questa volta con le Lamin Cards. Qui c'è Frenchy Dreams, la campionessa dell'universo, regina degli imperi, voilà. Vabbè, mi sono dimenticato di stopparla subito. Ragazzi, oggi sfida con le Lamin Cards, la facciamo tipo una o due volte all'anno, ogni qualvolta escono le Lamin Cards, quindi recuperate anche gli episodi precedenti. Ma in che consiste, visto che stiamo qua su Xenoverse 2? Noi andiamo ad aprire una bustina a testa, all'interno usciranno dei personaggi e noi dovremo andarli a scegliere in Xenoverse 2 per sfidarci. Quindi sono proprio personaggi casualissimi e io super vado casuali con la mia bustina. Vado... Mi raccomando ragazzi, un mi piace, una carta forte per me, dai! Ben detto, ed inizio io. Bam! Ah. E abbiamo da subito, non so se poi si vede in camera, magari sopra. Vi metto una ripresa aggiuntiva, sono i due lati. Ho un Trunks praticamente, non so se si vede, c'è un Trunks, questo qui del futuro Super Saiyan, quindi già buono. Poi capovolgiamo e c'è un bel Goku, poi si va avanti con, io li vedo da praticamente dal back, Gohan Supremo. Poi ho a disposizione un bel Vegeta Super Saiyan Blu, bellissimo, veramente top. Poi c'ho un Gohan piccolino, qua invece c'ho una Kale e infine un Goku bambino, sperando che tutto sia stato messo a fuoco. Poi non lo so ragazzi. Io ho aperto la mia bustina e ho trovato un Goku di terzo livello. E questo già non è male. Poi, prossima. Poi ho trovato un generale Lilde, che è quello che tu proprio non riesci a vedere, ma tanto sei. Ma nel gioco non ci sta, okay, quindi vai. Non lo puoi nemmeno scegliere. Super C17. E lui ci sta. Poi prossima, Great Saiyaman ci sta, buono. Poi vediamo Gogeta, ragazzi, Gogeta Super Saiyan di quarto livello. Poi ho un Goku Ultra Estinto. Ma no! Va bene, sì. E poi ho di nuovo Super C17. Vabbè, ragazzi. Va bene. Quindi, diciamo che a Francesca è andata molto ma molto meglio rispetto a senti, me. Senti, allora questo non lo voglio. Vabbè, adesso scegliamo quali personaggi utilizzare. Okay. Ognuno di noi, ragazzi, ha scelto i personaggi, quindi adesso li vedremo in battaglia. Io personalmente come prima sfida voglio iniziare con qualcosa di pian pianino e okay, vado con Goku, che devo tenere nella forma base, capito? Allora io vado con Super C17. Ecco Super C17 che tu hai scelto, procediamo. È anche proprio lo stesso costumino, quindi vabbè. Esatto, esatto, andiamo al mondo dei Kaioshin, okay, e quindi il Goku lo vado a togliere. Oh! E tu togli il Super C, cioè il sì, Super C17. Sarà una bella battaglia e le prossime saranno ancora Super più toste. Super C17, c'è da dirlo, ha un capello che è eccezionale. È molto affascinante, è molto affascinante. Sa questo un po' di dire. Sporco, non mi sono lavato. No, però... ma perché? Ma è così affascinante. Ma perché dici questo? Ma no, scusami. No, sai, è palese che non ti ho fatto una doccia, ragazzi. Ma chi te l'ha detto? Ma perché queste accuse contro un povero C17 che, guarda, proprio... Ecco qua. Dici, non ti funziona? Non ti ricordi da. Okay, okay, questo. Già stava per fare. Non mi funziona il controller. Mi date il controller rotto. Okay, questo. I tasti. Qualcosa. C'è un problema. Parata perfetta, tra l'altro. È stato fantastico. Ti sei parata, brava. No, stamina break, non me lo fai. Ciao, cioè, mi giro e mi rigiro. No. Mi giro e mi rigiro. Vabbè. Mamma. 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 E poi. No, non c'ho l'aura abbastanza, no! Non c'ho abbastanza aura, vabbè. Guaglio uno. Ma come guaglio? Questo va fatto dopo a qualche caso. Vabbè, questo è un po' di dispersione, diciamo, vai, un po' più... Mi giro! Sbagliato tutto, mo me lo subisco, vai, lo stamina break. Vai, ma... Non sai la tempistica. Ma lo sto facendo. Infatti, non sapevi la tempistica, malissimo. Cosa ho fatto? Una delle supreme più brutte della storia. Non ma com'è possibile? Così. Come hai fatto ad acchiapparmi a volo? Vai così! No, se, guarda, però hai concatenato in maniera ottima. Perché volevi concludere? No, Pietro. Francesca, ma tu, scusami, Ma io non lo so quanto sono veloci questi. Super Kamehameha. L'hai vista la fatta diversa? Ma come? Me l'hai presa in giro. Fantastico, è bello. va bene, Francesca. Vai questa. Ma sai che faccio? Una volta tanto, devo fare... Ah, ti pensavi che... Vabbè, anche tu l'hai appena fatto. Presa e... Wow, Francesco, credo che in anni non sia mai capitato. Che cos'era questa cosa?
E l'ha presa, cosa che io non ho mai fatto in uno scontro con te e tu non l'hai mai fatto in uno scontro con me. Perché non sapevo della sua esistenza, non mi hai spiegato come si fa. Si fa con L1 e cerchio. Nel tuo caso, vabbè, il controller Xbox è differente, okay. Però hai capito qual è. Ok. Io invece ora vado con il mio Gohan Supremo. Allora io vado con Goku di terzo livello. Quindi abbiamo uno scontro padre-figlio praticamente. Qua questo Gohan si è fatto il capello un po' più ribellino. Oh, ma da dove è venuto sto Gohan? Questo piedino. Capisci, aveva... Allora aspetta, fammi capire. Che devi capire? Devo farmi, devo diventare Super Saiyan. Aspetta, hai ragione, mi fermo, vado ma a terra. Ma questo non si carica. Non ce la carica. Allora colpiscimi. Combattiamo normale, dai. Vabbè, però alla prima occasione ti permetto di trasformarti. Pure se subisci colpi in realtà aumenti l'aura, quindi... Non ti preoccupare. No, no, vabbè, t'aiuto, capito? Ti colpisco per aiutarti. Grazie, gentilissimo. Boh, però vado pure a pararmi, peccato che... Non funzionasse. Mo così ti trasformeresti solo in Super Saiyan. Mo ti devi fare praticamente anche... Non ti trasforma in altro perché faccio blocco attività di Super Saiyan. Quindi vuol dire che sono normale. Sì, ma torni normale perché non c'è abbastanza aura. Prova adesso, prova ora. Super Saiyan di secondo livello. Vedi? Okay. Te lo fai. Vabbè, mi hai spedito via. Ti sei preso quel millesimo di energia tolta. Mo capiamo. Ma parata perfetta e tolto. Cioè, che risultato da stamina break. Attenzione. Wow, Kamehameha. Aspetta. Prendi di buono. Altra vita. Okay, sì, wow, è che era. Ok, super. Mo lo puoi fare. Super Saiyan terzo livello. E qua c'è una permanente, ragazzi. Che. Vabbè, ma dove, Gohan, ma dove colpisci? Ma scusami. Questo scenario. Vieni, figlio. Vieni, figlio, gli do un pugno nello stomaco. Che te lo ricordi per sempre. Costruiamo un bel rapporto padre e figlio. Vieni. Sì, ma non è al top. Bam, ottimo. Allora, è arrivato il mio momento, però aspetta. Via. Ma no, non è arrivato nessun momento. Esplosione dello spirito, ho fatto l'evasiva. Why you, ma vi rendete conto? Joseph the Gamer si è ricordato dell'esistenza dell'evasiva, però. Incredibile. E mojo facciamo sul serio. Perché? Ma scusami. Si è buggato, mo non si trasforma. A me non si muove, cioè non riesco più. Ok. Ma non riesci più perché non ne sei in grado. Cioè, ma, quello sta tutto a posto. Ma tu dovevi trasformare? Ma che è questa cosa? Ma è il mio, è il Gohan Supremo. A meno che... Ah, ecco, mo sì. Forse dovevo avere più aura, ma si era buggato in qualche modo. Ho fatto questo, non riesco. Ma Super Kamehameha. Ma che sta succedendo? Amo, ma che abbiamo fatto? Ma l'avevi fatta prima tu, no? Penso di sì. Boh, non ho capito. Vabbè. Beh, ci ho provato, mi sono ricordato. Ma problema con il teletrasporto. Questo non fa il teletrasporto, fa tanti piccoli. Come fa? Fa tanti piccoli. No! Vabbè, Francia, comunque questa l'hai persa palesemente. È vero, possiamo ancora fare la super. La super non c'è niente. Non c'è niente. C'è un'attacca di aura, assolutamente nulla. Quindi, ragazzi. C'è niente! No, sei tornato pure normale. Vabbè, normale. Il prossimo che io vado a scegliere. È lui, ovvero Trunks del futuro Super Saiyan. Che in realtà questa dovrebbe essere la versione quella proprio del futuro Super Saiyan. Poi allora adesso devo fare un gioco di strategia. Dopo gli è rimasto Vegeta blu. Quindi io adesso vado con Gogeta. Con Gogeta mi sembra una buona idea. E direi di andare a combattere qua in questo caso al pene dei... Perché non vedrà Dragon Ball GT. E vabbè, che poi non lo pronunciano così. Me la sono immaginato io, no? Capite? Cioè, è più o meno, ma non è in quel modo là. Comunque, Francia, hai abbuscato già due, quindi... You and me, non c'è un drago più super di così. Dragon Ball chi sei? Non se la ricorda. Cioè, vedi, Dragon Ball... Dragon Ball... Ma questo fa tutti sti balletti, sto Trunks, ma perché non sta un po' più mojo? Trunks, bravo. Bravissimo. Non c'ho niente, non posso fare niente. Ragazzi, posso ma, fare questa. Ma vabbè, hai fatto feteccia perché come si suol dire. Perché devo... questa va caricata. Vabbè, ma nessuno me lo dice. Ma perché tu hai chiesto? Vabbè, ma tu dovresti guardare. Io mi devo trasformare in Super Saiyan, Francè. Allora aspetta. No. Continua a combattere. Io che ti do lo spazio per trasformarti. No, non devi caricarti tutto, devi soltanto trasformarti un pochino. Ecco qua, Super Saiyan di secondo livello. E si vola. Let's go. Va bene. E mo ce la spassiamo e ce la divertiamo. Spada della speranza. Ti puoi girare per favore? Che cosa stai facendo? Mi ero dimenticato che questa dovevi prima colpire un altro un po'.
Ma ti rendi conto di che è sta suprema? Ce l'hai capito? Non mi sto apparando. Ma perché? Non mi ricordo come si faceva a concludere la cosa lì. Mannaggia la miseriaccia, come si faceva a fare proprio il colpo supremo definitivo, incredibile, impressionante. Senti, qua c'è un problema comunque. Amore, che devi imparare a giocare. Anche io, attenzione, dopo anni, però. Diciamo, ma almeno no, i comandi qui, base. Ma c'è qualcosa proprio che non va, cioè, non capisco perché. Ma c'è qualcosa che non va. Ma sei andato troppo giù, scommetto, e sì, ti pareva, cioè. Vabbè, amore, questo è proprio... Allora, io mo non sto giocando tipo a Xenoverse 2 una, due volte a settimana, non di più. Ma ti fai sconfiggere? Amo, facciamo così. Io oggi ho vinto. Ma dai, però... vinto, mi hai scassato. Però quello che ti voglio dire è... Scontro bonus. Ok. Ti lascio la possibilità, se vinci questo hai vinto l'episodio per me. Io ho Vegeta blu e non scelgo, questo dovrebbe essere, se non mi sbaglio, il Vegeta, però attenzione, evoluto. Ah no, sta scritto proprio Super Saiyan blu evoluto, perfetto. Meno male che me l'hai fatto notare, volevo scegliere il blu normale. Grazie Francesco. Ma c'è tanto che sono fiera di me che mi sono ricordata che esisteva la forma evoluta. Vabbè, Frange, ma scusami. Che c'hai i capelli più lunghi. Scelgo questi, vabbè. Io c'ho Goku Ultra Istinto. Istinto, anche lui più o meno è nelle stesse zone di... Visto... giù? Eccolo là. C'avevi due possibilità, hai scelto quello che volevi. È un peccato, torneo mondiale si combatte. Forse l'altro mi pare che cambiava solo per una mossa. Che c'aveva nel picco della vita. No, ce l'ha pure questo. È uguale, mi pare che cambi solo ed esclusivamente il colpo della Kamehameha che fa quello contro Kefla. Cioè la Kamehameha che ti scavalca il colpo. Cos'è stato quello? Non lo so, c'hanno intro differenti, capito? Sì, ma perché non faccio la cosa? Perché forse, non so, al momento non se la sente, scoraggiato. Cioè, non ho capito. Wow. Cioè, Goku. Allora, sei un attimo ferma, prova a colpirti una volta. Vedi, lo fa. È che se tu contemporaneamente stai provando a colpirmi, a quel punto lì non lo fa più. Bene, ho dei problemi motori oggi. Frangè, me ne sono proprio reso conto, meno male che l'hai detto, perché che guarda. Nessuno che si offenda, ma è così oggi. Vai così. Ma insisti. Quella suprema. Non la posso fare la suprema. La potevi fare. Non lo so. Non era illuminata. Non era illuminata. Non si accende. Buono. Impeto Galic finale che ha fatto da tutt'altro lato. Vabbè. Ma scusami, non ti ha fermato. No, ho sbagliato tutto. Attenzione! C'è stato un momento di... Senti, ma io potevo fare quella cosa che ti veniva dietro la testa e ti davo la scursetta morta. La scursetta? Il colpo. Vabbè, Francesco, ma tanto è tutto inutile. Io pensavo di aver sbagliato tutto, ti ha distrutto. Tutto il vigore che avevi perché eri parata. E poi mano a mano la tua vita scendeva piano. E noi così... Tutti e due a guardare questa scena proprio di desolazione di un povero Goku. Sciocco basiti di questo Goku che subiva questo attacco senza poter fare nulla. Ragazzi, oggi 4 scontri, 4 vittorie da Peppo Pazziatore. Che altro aggiungere? Mi sono divertito un botto. Appunto, abbiamo fatto queste sfide con le Lamincards. Che vi ricordo, ho spacchettato in video dedicati qua sul canale. Andate a recuperarli. Ragazzuoli, che dire? Un bacione a voi. Altri video con Franci sono in arrivo. Alla prossima. Ciao.